Dopo lo sbarco di 328 migranti arrivati a Pozzallo, erano partiti dalle coste tunisine, la polizia chiuse il cerchio delle indagini fermando due scafisti. Si tratta di Baye Gouye, senegalese di 28 anni, e di Moidam Usman, gambiano di 35. Secondo alcune testimonianze sarebbero stati loro a condurre due gommoni salpati alle coste tunisine e approdati al porto pozzallese. In un gommone c'erano addirittura 165 migranti, numero mai raggiunto ad oggi. Le operazioni di soccorso si sono quindi consumate in due distinti interventi ed entrambi hanno visto i gommoni in gravi condizioni di galleggiabilità. Appena sbarcati, i migranti sono stati subito identificati dalla polizia scientifica per poi essere avviati nelle località individuate dalla prefettura di Ragusa secondo le disposizioni dell'ufficio immigrazione. E con l'ultima arriva all'hotspot di Pozzallo hanno già fatto ingresso quest'anno 11.278 migranti in occasione di 47 sbarchi.